Un'altra giornata intensa di ricerche, ma ancora nessuna traccia di Alessandro Fornoni, il 46enne di Ardesio, disperso da domenica scorsa dopo un'escursione sulla Presolana. Anche oggi i tecnici della sesta delegazione aerobica del NACS, insieme ai SACF, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, hanno perlustrato i canaloni attorno alla Presolana, portati in quota da uno degli elicotteri dei vigili del fuoco di stanza a Malpensa. Il Drago ha poi effettuato anche dei sorvoli su due aree stabilite dalla sala operativa. Si sta perlustrando la zona della cresta della Presolana, dove il meccanico di Ardesio sarebbe stato visto nella mattinata di domenica da altri escursionisti. Purtroppo le condizioni sono difficili per la presenza in quota di neve e ghiaccio, nonostante il bel tempo di oggi. In certi punti ci sono accumuli anche di 50-60 centimetri, soprattutto nei canali, e questo rende molto difficile sia l'avvistamento che le ricerche. Per la ricerca sono stati utilizzati nei giorni scorsi anche dei droni, l'elicottero regionale della Protezione Civile, ma finora senza esiti positivi. Alle ricerche, oltre ai volontari del Soccorso Alpino e gli uomini della Guardia di Finanza, partecipano anche i volontari di Protezione Civile e di Vigili del Fuoco. A coordinare gli spostamenti la sala operativa allestita a Clusone, dove grazie alle nuove tecniche di ricerca si definiscono le zone, si danno indicazioni ai tecnici che poi operano fattivamente sul territorio. Nulla è lasciato al caso, all'opera ci sono i professionisti del settore. Man mano che passano le ore cresce però la preoccupazione. Nonostante Alessandro Fornoni conoscesse bene la zona, potrebbe essere rimasto vittima di una caduta oppure di un malore. L'allarme per la sua scomparsa è stato lanciato solo lunedì quando i familiari non lo hanno visto rientrare. Alessandro Fornoni, infatti, era solito trascorrere i fine settimana nella sua casa di montagna ad Oltresenda Alta. Qui faceva base per le escursioni nei dintorni e qui, infatti, è stata ritrovata la sua auto.